37 anni e non sentirli. Amici di Motori Online, oggi siamo qua in Croazia per provare la nuova Opel Corsa, la sesta generazione della vettura del fulmine. Salite con noi sulla nuova segmento B tedesca. La sesta generazione della bestseller tedesca propone delle novità a livello estetico, partendo da un frontale rinnovato con gruppi ottici sottili, pur mantenendo i classici stilemi della casa del fulmine. L'obiettivo è dare la sensazione di una vettura più larga e bassa, a cui concorre anche un lunotto più verticale ed un tetto simile ad una coupé nella sua linea. Il posteriore, infine, è caratterizzato da uno spoiler piuttosto evidente e da gruppi ottici con linea grintosa. Entrando all'interno dell'abitacolo, la nuova Opel Corsa propone un buono spazio, anche se per stare comodi è meglio essere quattro passeggeri o con un quinto passeggero bambino. La versione da noi provata è la Elegance, cioè l'allestimento top non sportivo, con sedili comodi ed alcuni elementi cromati su plancia e tunnel centrale, anche se permane qualche plastica un po' rigida. La tecnologia è un piatto forte della sesta generazione della bestseller del fulmine, con il nuovo touchscreen centrale fino a 10 pollici per gestire l'infotainment con il sistema multimedia Navi Pro. Per garantire l'utilizzo del proprio smartphone c'è la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Anche il cruscotto è digitale, dove ricevere le informazioni sul viaggio anche se non è possibile cambiare la schermata proposta. L'Opel Corsa su cui stiamo effettuando il test drive è spinta dal motore 3 cilindri turbo 1200 benzina da 100 cavalli e 205 Nm di coppia massima, un propulsore brillante anche a bassi regimi ed è in grado di regalare così uno spunto interessante per superare incroci o rotonde all'interno della città di Spalato e non solo. Lo sterzo, su cui la casa tedesca ha annunciato di aver lavorato molto per questo modello, è preciso e pronto nelle risposte, così come le sospensioni hanno mostrato di assorbire al meglio dossi o disconnessioni del terreno, regalando così un ottimo comfort di guida. Potrebbe essere migliore la visibilità posteriore, causa un montante C piuttosto pronunciato. Mentre quando ci siamo mossi su strade a scorrimento veloce o in autostrada, anche sotto un po' di pioggia che ha colpito Spalato, l'abitacolo è sempre rimasto sufficientemente silenzioso. Parlando di consumi, nel nostro percorso misto di 96 km, il computer di bordo ci ha segnalato un consumo medio pari a 6,2 litri ogni 100 km. In conclusione, la nuova Opel Corsa si è mostrata una vettura confortevole e con un ottimo spunto, con tanta tecnologia al suo interno. Nell'ambito di un modello da noi promosso, permane qualche plastica rigida all'interno dell'abitacolo e la visibilità posteriore potrebbe essere più ottimale. I prezzi? La sesta generazione dell'Opel Corsa parte da 15.550 euro. Ma se vogliamo metterci al volante della versione Elegance, cioè quella che abbiamo provato nel corso di questo test drive, bisogna salire a 18.150 euro. E dalla Croazia è tutto. Un saluto agli amici di Motore Online e appuntamento alla prossima prova!